La storiella del cubo di Giorgetti. C'era una volta un piccolo e umile elfo di nome Giorgio che adorava dipingere, ma purtroppo non sapeva disegnare e si limitava a spargere del colore sulla tela. Egli era molto, ma molto pignolo e, non essendo mai convinto del risultato finale, continuava a miscelare colori su colori con effetti e sfumature stupefacenti. Un giorno riuscì a creare un quadrato perfetto e poi un altro quadrato e ancora un altro, fin quando si rese conto che insieme formavano una figura tridimensionale da favola, un cubo. Il piccolo elfo aveva il morale alle stelle e decise di regalare un nome a quell'opera d'arte. Fuse così i due nomi, quadrato e cubo, e diede il nome a quel suo capolavoro, il cubo. Il piccolo e umile elfo di nome Giorgio aveva creato un nuovo pianeta che brillava di una luce propria. Il cubo aveva 6 facce quadrate, 8 vertici e 12 spigoli, e la somma di quelle cifre formavano il 26, che, guarda caso, era la sua data di nascita. Fu questa coincidenza che lo persuase ancor di più che quell'opera doveva essere perfetta. Allora iniziò a dipingere altri quadrati e ancora altri e altri ancora. Dipinse per ore, giorni, mesi, ogni giorno un nuovo quadrato per 365 giorni. Ma nessuna opera raggiungeva la tanto ambita perfezione e nessuna opera lo convinceva. Il piccolo e umile elfo di nome Giorgio era sfinito, deluso, e così decise di porre fine a quel delirio. Prese un punteruolo, corse giù per le scale e si precipitò in cantina per distruggere e cancellare definitivamente quel maledetto cubo. Ma non appena entrò, rimase abbagliato da una luce accecante mai vista. Una luce piena di colori che proveniva proprio dalla sua opera. Un vertice del cubo era squarciato e da quella fenditura veniva fuori tutta l'energia, la vitalità, l'amore e l'estro che egli aveva donato un anno prima a quella tormentata opera. Fu proprio in quel momento che il piccolo Giorgio capì che per un intero anno aveva cercato altrove ciò che invece era lì, accanto a lui, e cioè la perfezione. Quell'ambita perfezione dovuta all'ispirazione e all'istinto. Così, seduto di fronte al cubo, cominciò ad ammirare tutte le sfaccettature, i dettagli e le sfumature che egli stesso stentava a riconoscere come sua creazione. Fu un viaggio unico, ricco di paesaggi e meraviglie che lo immersero in un nuovo e magico mondo, un mondo mai esplorato prima. Dopo quell'episodio, il piccolo e umile elfo di nome Giorgio trasformò radicalmente il suo modo di concepire l'arte. www.alessandrogiorgetti.com